stagioni per fare e intitolare questa programmazione all'arte della commedia, e non potevamo che aprire con la commedia delle commedie, Sogno di una notte di mezz'estate. Ma la cosa più bella di questo Sogno di una notte di mezz'estate, con la regia di Fabio Grossi, è, come dire, brindare al ritorno di Leo Gullotta al Teatro Stabile di Catania, prodotto da noi. Dopo tanti anni, dopo essere venuto con un grande successo ospite sul nostro palcoscenico, torna a casa per farsi produrre in questo meraviglioso spettacolo che piacerà, spero, a tutti. Senso che da tanto tempo io penso a realizzare questo, che è uno dei lavori più importanti della drammaturgia mondiale. Sogno di una notte di mezz'estate, da come lo immagino io, è un'impresa, un impianto estremamente classico. Un momento magico che non è come al solito raccontato attraverso a luce, boccolucci e svolazzi vari, ma bensì ho letto una delle tante facce di un animo, dell'animo umano, che è l'animo nero, l'altra faccia della medaglia. In questa edizione che firmo insieme a Simonetta Traversetti per la parte di traduzione e adattamento, conclude con un monologo di Bottom, che è una nostra licenza virgolette poetica all'interno di questo Sogno di una notte di mezz'estate, dove l'uomo Gullotta, protagonista di questo personaggio Bottom, si interroga sul senso della vita, su quanto il sogno poi in fin dei conti è un nulla, come nulla è la sostanza di cui fondamentalmente noi siamo fatti. Un po' come dire polvere eri e polvere tornerai. Nel teatro, a differenza degli altri lavori, tutti dignitosissimi, negli altri lavori ci sono cose che si toccano, materiale, cieco fa i maglioni, cieco fa i microfoni, cieco taglia i capilli, cieco fa bottigli, cieco fa mobili, cose materiali. Chi fa il mio lavoro professionalmente si vendono emozioni che non si toccano. Questi grandi del passato, questi autori universali, Pirandello, Shakespeare, Molière, ecco, stanno suonando, che è un'abitudine tipicamente catanese, cioè si parla con clacson, e questo è sempre esistito, loro hanno anticipato sempre i tempi. È la stessa opera che ci induce a leggerla per come è scritta, e naturalmente il rapporto con l'oggi è inevitabile questo. Naturalmente si aggiungono semmai delle possibilità affinché lo spettatore possa seguire con più semplicità questo percorso, ci arriva insomma, anche per la grazia alla traduzione che parla direttamente alla platea, grazie all'adattamento, non sono 5 ore di spettacolo. Ecco, chi c'è now ci sta. Chisso ci fa sapere che aveva la motocicletta grossa, ecco, capite la capacità nel territorio di dialogare, sono insomma riprese umane, culturali, ecco, da questo punto di vista.
si gioca, si sorride, si riflette profondamente e ti do la possibilità a te spettatore di portarti a casa un pezzettino di un qualche cosa che mi auguro, vedendo lo spettacolo, diciamo qualcosa nella tua mente, nel tuo cuore, nella tua anima rimanga. E quindi spero che venite a vedere questo spettacolo, se non venite a vedere non fa niente, io vi auguro lo stesso cose belle, buon lavoro, qualsiasi lavoro voi potete fare, auguri per le vostre famiglie, si sta arrivando anche il Natale 2012, auguri, ve lascio magari chi deve Pasqua, sperando di vedere presto. Io parlo dei sogni.